Bentrovati, quello che state vedendo è l'ingresso della chiesa del Monte dei Morti, chiesa nella quale sono custodite le spoglie mortali di Nuccia Tolomeo. Nuccia ci porta a un momento di grande gioia, una pagina di storia importante per l'arcidiocesi di Catanzaro Squillace, che fra qualche giorno vedrà la beatificazione appunto della venerabile Nuccia Tolomeo e anche di Maria Antonia Samà, due serve della sofferenza. Con questo percorso, ecco, vogliamo trasferire l'apostolato delle due venerabili, iniziando proprio oggi da Nuccia, attraverso i mezzi di comunicazione sociale, facendone dono ed insegnamento, accompagnando, ecco, ognuno di voi verso il vero significato della celebrazione. Andiamo a conoscere i protagonisti di questo percorso, che diventano testimoni per aiutarci a comprendere il significato e il valore della santità. Padre Pasquale, ecco, ben trovato in questo luogo veramente in cui si prova grande emozione a starci. La tomba di Nuccia nella cappella del Crocifisso, questo legame fortissimo di Nuccia Tolomeo con Gesù, il suo sposo, colui che ha amato più di chiunque altro. E in questo luogo, ecco, vorrei, lo abbiamo detto in premessa, che tu ci aiutassi a capire il significato di questo evento che fra qualche giorno vedrà Catanzaro, ecco, gioire per queste due figure straordinarie, Maria Antonia Samà e Nuccia Tolomeo, due apostole che ci portano ecco, alla santità. Allora, ecco, come dobbiamo vivere questo percorso? Qual è il significato che dobbiamo dare a questa beatificazione? La cosa più bella è vedere in loro quello che noi dovremmo essere. Loro hanno realizzato la vocazione cristiana, comune ad ogni uomo, la vocazione di essere santi. Dio ci ha chiamato ad essere figli suoi e vivere della sua stessa vita. Essere santi significa soprattutto vivere in Dio e con Dio, vivere in pienezza il proprio battesimo, che ci innesta profondamente in Cristo Gesù. Cristo Gesù che ci dà il suo Santo Spirito, che fa di noi dei figli in pienezza. Alle persone che arriveranno nella Chiesa, nella Basilica dell'Immacolata, ecco, qual è la raccomandazione che vuoi fare? Cioè, come poter ecco, dare un senso, dare un significato a questo evento che non è un traguardo, sappiamo, può essere un punto di partenza anche. La causa della beatificazione di Maria Antonia Samà e di Nuccia è iniziata più di 10 anni fa. Io sono stato giudice della causa di Nuccia e sono stato anche collaboratore della causa di Maria Antonia Samà e anche ho collaborato per quanto riguarda i miracoli. Alle persone che entrano nella Basilica direi: guardate in queste sofferenti, che dal punto di vista sociale sembravano una nullità, persone del margine, guardate in loro dei modelli. Sono delle persone che hanno saputo dare un senso alla sofferenza, ma soprattutto sono persone che hanno amato. Sia dell'una che dell'altra, le persone che hanno testimoniato hanno sottolineato la loro serenità, l'abbandono nelle mani del Signore, la gioia di esistere, la gioia di servire attraverso la sofferenza. E a proposito di testimonianze, noi ora offriamo a chi ci segue alcune testimonianze che abbiamo raccolto, soprattutto, lasciamola definire così, tanta semplicità che abbiamo trovato in questo gesto grandissimo che è il miracolo che ci porta a Nuccia Tolomeo. Vediamo questo servizio, poi torniamo con te. Intanto grazie di cuore. Grazie per averci accolto, so che non è facile parlare di queste intime
e spirituali sensazioni di questa intima realtà, ma lo facciamo per cercare, ecco, di essere utili a chi si trova nei momenti della sofferenza, a chi si trova scoraggiato, a chi si trova come si è trovata lei. Ci vuole raccontare cosa ha vissuto anni fa, quello che oggi è una grazia perché è un bellissimo bambino, ma ecco quello che l'ha portata un po' ad essere anche testimone di un percorso importante che ci vedrà da qui a poco alla beatificazione di Nuccia Tolomeo. Tutto è iniziato che quando ho scoperto di essere incinta, vabbè, ero contenta. Poi quando ho iniziato la scoperta dopo tanti anni, dopo 12 anni, agli altri figli, dopo 12 anni è arrivato il terzo bambino, vabbè, ho alzato gli occhi al cielo e ho detto: vabbè, Signore, ti ringrazio, me l'hai mandato subito, io non ho mai detto non lo volevo, no. E poi alla prima visita c'è stato qualche piccolo problemino, perché questa gravidanza era extrauterina. E di conseguenza c'era il rischio che non si poteva mantenere. Io da subito ho detto: Signore mio, fai tu e fai tutto, perché mi trovavo in una situazione dove clinicamente non mi poteva aiutare nessuno. Mi sono affidata al Signore e gli ho detto: Signore mio, se deve nascere, nasce, se non deve nascere, prenditelo tu, fai quello che devi fare. Cercato ad aggrapparsi alla speranza sentendo più medici. Certo, ho fatto un giro di parecchi medici. Ecco, il rischio di questa gravidanza era che il bimbo era posizionato lì dove non doveva. Non doveva essere. Era in una posizione dove lateralmente era pieno di vasi sanguigni, di conseguenza io rischiavo un'emorragia e potevo morire e moriva anche il bambino. E ho cercato di girare tutti questi dottori perché volevo credere nella speranza che qualcuno mi dicesse: ti aiuto, ce la farai. Ma in realtà non è stato così, perché tutti dicevano la stessa cosa. Quindi lei si trova di fronte alla scelta triste dell'aborto. Sì. Un aborto che le consigliano, un aborto per il quale l'avviano, perché erano già state fatte quelli che erano, tra virgolette, le carte necessarie per poterlo fare, e finisce in ospedale, giusto? Sì. A Catanzaro. Sì. Lì cosa accade? Lì sempre, io non volevo, da premettere questo, mi arriva il messaggio di un mio zio, e allora lì mi è uscita una lacrimuccia perché era un messaggio di conforto, ero da sola. E quindi basta, dopo il messaggio arriva Padre Pasquale, nell'attesa la notte io mi metto a pregare, dopo questo messaggio mi sono un po' più caricata, allora gli ho detto... Era un'indicazione sì, alla preghiera, ho pregato ancora di più degli altri giorni, gli ho detto: Signore mio, quella notte, ho detto, fai tu e fai tutto, non mi mettere in condizioni di dover scegliere io, devi scegliere tu. E poi ho detto anche questo: anche se il bambino dovesse mai arrivare malato, io me lo tengo, basta che scegli tu, io non ho, cioè, dicevo così. Poi la mattina arriva Padre Pasquale a darmi la comunione, io non lo conoscevo, e mi ha detto: perché stai piangendo? E in sintesi gli ho raccontato un po' la storia, e poi mi ha detto: perché non preghiamo insieme? Preghiamo, mi ha parlato di Nuccia Tolomeo. Padre Pasquale mi ha detto: vediamo, aspettiamo se può succedere qualcosa. Io subito ho creduto, ho detto, io ho pregato, ho detto: questo è un segno del Signore che mi ha mandato. Ho detto: aspettiamo 2 o 3 giorni, vediamo. E poi è arrivato il lunedì, viene il primario, mi fa: signora, la situazione è grave. Ha detto: le do questi 3 giorni di tempo per pensarci un po'. Io quando ho sentito 2 o 3 giorni di tempo ho detto: Madonna, le stesse cose di Padre Pasquale. Sì. E quindi poi ho detto al primario: tu guardi, io so che la situazione non è semplice, so che rischio la vita, però io una possibilità a mio figlio gliela voglio dare. Ma so che lei non era sola nella camera lì in ospedale, c'era anche un'altra persona che è diventata in qualche modo un altro segno. E c'era una ragazza che aveva partorito. Dopo che se ne va Padre Pasquale, questa ragazza, io gli ho detto: ma io non conoscevo Nuccia Tolomeo.
Mi fate, lo faccio vedere io. Aveva trovato un'immaginetta di Nuccia Dolomeo nel lettino dove è nato il bambino. Mi ha detto: guarda, io questa la do a te, serve più a te che a me. E allora poi da quella sera poi sono andata su internet perché non sapevo, non conoscevo. Certo. E quindi ho cominciato a pregare. Mi sono letto tutte le testimonianze. Per cui la fede, ecco, l'aiuta a superare le paure, l'aiuta a superare quel forse sano egoismo che una mamma avrebbe potuto avere dicendo: se c'è il rischio. Io, guardi, dal primo giorno che ho saputo di avere questa situazione, ho pensato sempre solo al bambino. Io a me non ci ho pensato mai e onestamente non ho pensato neanche al rischio. Perché quando io andavo a farmi le visite dagli altri ginecologi mi dicevano che ero una pazza. Perché mi ero permessa di andare avanti, ma perché per me la vita di mio figlio era la cosa più importante. L'11 febbraio mi vado a fare l'ecografia dal ginecologo e vedo che gli esce una lacrimuccia sulla guancia. Io lì per lì ho pensato: ho perso il bambino. Infatti ho cominciato a sudare freddo, gli ho detto: dottore, ma è successo qualcosa, il bambino non c'è più. Mi fa: no signora, non so come spiegarle, ma detto, la situazione qua è cambiata, i rischi ci sono, però mi ha detto il bambino, si era messo in una posizione che la gravidanza poteva andare avanti. Per cui poi, ecco, dopo quell'11 febbraio ovviamente si vive meglio questo percorso e lei trova all'interno della famiglia uno dei suoi maggiori alleati, suo marito. Siamo stati compatti perché comunque lui vedeva che io ero serena, io vedevo che lui comunque riuscivo a farlo stare tranquillo e abbiamo detto: quello che il Signore vuole, noi siamo pronti eravamo pronti a tutto, sia nel bene che nel male. Da quel momento quanto e come è entrata Nuccia Dolomeo nel suo cuore e cosa rappresenta oggi? Per me ormai rappresenta la mia vita, perché io grazie a questo sono qua oggi a poter raccontare quello che ho vissuto. C'è mio figlio che me lo ricorda tutti i giorni. La vita non sai mai quello che ti riserva. Io glielo dico sempre ai miei figli: nei momenti di difficoltà pregate, affidatevi a Gesù Cristo, perché è l'unico che ti può aiutare. Io mi sento indegno ad essere qui a testimoniare un dono prezioso che Dio ha fatto a questo peccatore che vi sta parlando. Rileggendo il testamento spirituale, quando attraverso i nostri microfoni, per opera della nostra collaboratrice Maria Spasari, quella notte trasmettemmo quel testamento, risentendolo e rivivendolo oggi, l'emozione è quella di essermi trovato, io piccolissimo, in una realtà più grande di me, che non ho valutato nel suo valore, nel momento contingente, in quei circa 3 anni che ho condiviso con lei, di notte, a notte fonda. Lei disse: Federico, la nostra trasmissione chiamiamola Beati gli Ultimi. Di Nuccia ho sentito parlare quando frequentavo la quarta elementare, perché la mamma di uno dei miei compagni ne era parente. Più di una volta, mentre giocavamo, ci veniva chiesto di fare un po' di silenzio perché la signora doveva telefonare a Nuccia, che definiva gioiello di ragazzi. Io dicevo: ma come puoi tu credere in Dio se ti ha ridotto in queste condizioni? Come puoi tu credere alla sua generosità se sta dilaniando le tue ossa giorno per giorno? E lei, con quel suo sorriso che disarmava chiunque, diceva: ma io sono felice, è la sua volontà, è la sua volontà, io sono la sua preferita. Quante notti finivo di lavorare e passavo a darti la buonanotte e ti trovavo a rispondere ad interminabili lettere,
che ti scrivevano persone carcerate, drogate e tutte quelle che cercavano la luce per uscire da quel buio. Mi hai fatto riavvicinare al Signore in maniera speciale, in un modo nuovo. Padre Pasquale, ecco, abbiamo sentito queste testimonianze, abbiamo sentito questa mamma consegnarci tutta l'emozione, tutto lo stupore, ma tutta la semplicità che ecco, sono contenuti in questo miracolo. E allora ecco, ci aiuti a comprendere qual era in Nuccia la sua forza, qual era il carisma di Nuccia Tolomeo. Il carisma di Nuccia Tolomeo era soprattutto la sua serenità nell'accettare la volontà di Dio. A un certo momento lei si pone proprio la domanda: cosa vuole il Signore da me? E lei ha dato la sua risposta guardando il crocifisso, contemplando il crocifisso. Ha detto: Signore, tu mi hai dato il dono della vita. Signore, lo voglio vivere in pienezza questo dono della vita. Mentre altre persone magari hanno la possibilità di vivere un ideale di amore con la persona amata. Signore, tu cosa vuoi da me? Sì, io sono come diceva Nuccia a Lillo Zingaropoli, io sono come un albero storto, porto però anch'io i miei frutti. Ecco, Nuccia aveva questa spiritualità, la serenità di essere nel Signore, la gioia di essere nel Signore, il sorriso di essere nel Signore. Aveva dato al suo angioletto un nome, di nome Sorriso. Poi a un certo momento dice: Signore, ne voglio un altro angioletto, perché Sorriso continuamente lo mando in giro per il mondo a portare un po' di sorriso. Lo voglio chiamare Tenerezza, questo secondo angioletto. Sorriso e tenerezza, il tuo sorriso, la tua tenerezza, oh Signore, li voglio dare a tutti i fratelli. Padre Pasquale, un qualcosa che troviamo di forte, che ci comunica tanto nel carisma di Nuccia Tolomeo, è questa anche dote dell'ascolto, dote della comunicazione, nel comunicare. E lei lo ha fatto utilizzando tutti i mezzi di comunicazione, penso dalle lettere con i detenuti a Radio Maria. Sì, Nuccia è stata una grande comunicatrice. E Federico Guaglini la chiamava una comunicatrice anomala, nel senso era una donna che sapeva parlare con il cuore e a tutti sapeva dare un po' di consolazione attraverso la penna. Quante lettere ho trascritto e si trovano sul sito, la sua corrispondenza, quante telefonate, ogni ora c'erano almeno un 4-5 telefonate quando io andavo a trovarla ogni domenica. Persone che bussavano da lei per trovare un po' di conforto. Ecco, questa conduttrice a un certo momento quanto bene ha fatto attraverso Radio Maria, però ha parlato a Radio Maria gli ultimi 3 anni della sua vita. Tutto il percorso della sua vita è stato un continuo ascolto della sofferenza degli altri. Le persone andavano da lei per trovare un pochettino, per darle un pochettino di conforto. In realtà ritornavano alle loro case confortate. Beh, di questo tu ci hai fatto dei doni e noi li abbiamo utilizzati. Ascoltiamo proprio un pezzo di questo percorso di comunicazione di Nuccia e poi ecco, andiamo anche a vedere alcuni scritti. Ho visto sempre la tenerezza, la presenza continua di Dio, che non abbandona mai i suoi figli, e ho compreso che la sofferenza va accettata e con mansuetudine offerta, perché tutto è dono, tutto è grazia. Gesù e Maria, voi sono stati e lo sono sempre i miei maestri. Ai piedi della croce, contemplando il crocifisso, con amore ho sempre trovato la pace, il conforto di andare avanti. Guardando le sue piaghe mi sento amata, il mio cuore è avvolto dalla gioia e dal suo colore, e mi sento lusingata di vivere le sue stesse sofferenze, perché ho sempre partecipato e partecipo alla sua passione.
In quest'ultimo periodo sono condotta ad una più intensa sofferenza. I miei polmoni non funzionano più e la tosse mi strazia, mi fa soffocare. Le mie forze vengono sempre meno, ma io dico fiat e grazie. Gesù è il mio vanto, la mia forza, la mia gioia, la mia pace, la mia vita. E quindi io dico sempre, viva la vita, viva l'amore, viva Gesù e Maria. E a voi fratelli e sorelle, voglio dire, offrite con amore tutti i disagi, le sofferenze quotidiane. Non lamentatevi, non imprecatevi, non ribellatevi, ma lodatevi in grazia del Signore, sempre. Il buio della notte si aprirà alla luce di Cristo risorto. Noi stiamo facendo comunicazione su Nuccia Tolomeo, veramente ci sentiamo piccolissimi. Sì. Ha aiutato tante persone a convertirsi. La conversione, come dice Gesù, è fondamentale per il cristiano. Convertitevi e credete al Vangelo. Nuccia, questo messaggio, lo diceva ogni giorno, con la sua semplice voce. In fondo Nuccia che cosa diceva? Guardate a Gesù, guardate a Maria. Confidate in Lui e troverete la salvezza. Gesù e Maria sono la risposta a tutti i problemi dell'uomo, soprattutto i problemi della sofferenza, dell'indigenza. Lei, a Radio Maria, si rivolgeva in un modo particolare agli ultimi. Ha voluto che Federico chiamasse la sua rubrica Beati gli ultimi, e agli ultimi diceva: guardate che presso gli occhi di Dio voi siete i primi. Mentre io soffro e offro, Signore, tu guarisci, operi, liberi. È l'ultima preghiera che Nuccia ha scritto per Radio Maria. Bene, e speriamo che questo nostro percorso possa anche servire per questo. Grazie di cuore, Padre Pasquale. Grazie a Dio, ecco, che ci ha permesso di vivere questo straordinario momento. Grazie a Nuccia per il suo apostolato. E andiamo a chiudere con le parole del Vescovo. Eccellenza, grazie, grazie per ospitarci in questo Tempio Sacro. Nuccia e Maria Antonia ci portano a quell'invito, a quel messaggio di grande speranza di Papa Francesco sulla santità. Loro in qualche modo ci indicano la strada su questo. Sì, è un evento che ha una grande portata ecclesiale, perché queste due donne, l'occasione della loro beatificazione è un'occasione per farle anche conoscere. Costituiscono una splendida opportunità per richiamare la responsabilità nei confronti della santità che abbiamo tutti i battezzati. Papa Francesco ha scritto un'esortazione apostolica chiamata Gaudete ed Exultate, all'interno della quale ha voluto richiamare tutto il popolo di Dio al fatto che la santità non è questione di alcuni. Nel battesimo noi siamo stati santificati da Dio. Nel corso della nostra vita abbiamo la possibilità di mettere in atto questa santità. Ecco, le nostre due beate mostrano concretamente che questo si può fare. Quindi una santità che non è per gli eroi, ma quella santità della porta accanto. E qual è il messaggio che Nuccia Tolomeo ci trasferisce, soprattutto qual è quello che noi dobbiamo cogliere, Eccellenza? Come uno che si è accostato a lei da poco, devo, con sincerità, mi ha colpito intanto la profonda nuzialità con il Signore. Ci sono delle espressioni da sposa innamorata, e quindi lei ci fa capire che il rapporto che ha avuto con Gesù non è solamente con il Signore, non è ascrivibile a un rapporto solo creatore-creatura, ma sposo-sposa. E questo ha dato un carattere nuziale a tutta la sua esistenza, anche la sua sofferenza. La sofferenza è stata per lei anche strumento di evangelizzazione.
proprio perché è stata capace di utilizzare, di vivere fino in fondo questa esperienza umanissima, però per farla diventare quasi un ambone attraverso la quale evangelizzare. Quindi lei ha evangelizzato nella sofferenza. E le ha raggiunte, l'abbiamo sentito anche nelle testimonianze poc'anzi, anche attraverso quanto penso più di importante ognuno di noi siamo chiamati a fare, essere anche strumenti di conversione. Nucci è stato anche questo è meraviglioso. Io penso che i santi siano un appello perenne alla conversione. Penso che questo sia importante perché in fondo i santi sono persone che hanno fatto sul serio con Dio, quindi non hanno vissuto un cristianesimo mediocre né superficiale, hanno fatto sul serio con Dio. E quando incontriamo qualcuno che ha vissuto il cristianesimo senza se e senza ma, allora inevitabilmente il pensiero va a noi: e io che sto facendo? Io come sto vivendo il battesimo? Io come sto vivendo la mia vocazione? Quindi loro sono, proprio perché sono un Vangelo scritto, incarnato, sono un appello permanente alla conversione. In questo caso penso che l'appello alla conversione ha quei tratti tipici del modo con cui le donne sanno dire le cose, senza ostentarle, con la tenerezza, la maternità tipica delle nostre donne. Eccellenza, grazie, grazie di cuore, grazie a voi che ci avete seguito, ci rivedremo domani sera per continuare questo viaggio di preparazione a questo grande evento su Nucci Tolomeo e Maria Antonia Samà. Grazie, a domani sera. Grazie a voi tutti.